Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. Il combattente che state vedendo ora sul video è il famoso Jomod Eminent Tire, detto anche Jomod Sagami. Sagami è una famosa marca di preservativi che fa da sponsor appunto al mitico Jomod. Jomod inizia la sua carriera a 9 anni e a 15 si sposta presso il campo Eminent Tire, dal quale prende il nome e per il quale tutt'oggi combatte. Ed è un combattente eccezionale, un femmeo pazzesco ed è anche un ottimo combattente nella parte pugilistica. Infatti ha combattuto anche dei match nel pugilato all'inglese, ma la sua vera carriera si svolge nella Muay Thai, una carriera fatta di oltre 500 match con più di 350 vittorie. Ha conquistato diversi titoli, il primo il titolo di campione mondiale S1 nel 2007 nelle 105 libbre a Rajadaman. L'anno successivo vincerà il titolo di campione dello stadio TV7 nelle 108 libbre. Un combattente formidabile, ha combattuto in alcuni periodi anche un match a settimana. Grande ripresa, fisicamente è una roccia. E poi nel 2013 combatterà in America per un mondiale di una sigla che si chiama M1 e vincerà il titolo fulminando per KO l'americano al primo round. Però i titoli più importanti, S1, TV7, vincerà un'altra volta nel 2014 il titolo del TV7 nelle 115 libbre, lo difenderà tante volte anche in match insanguinati. E poi l'anno successivo, nel 2015, vincerà il titolo del Rajadaman sempre nelle 115 libbre. In quel periodo è stato il terrore delle 115 libbre. Gli anni 2000 per lui sono stati gli anni dove ha raggiunto un successo pazzesco. Ha combattuto tanto nella sua regione dell'Issan, nella sua regione natale, ha combattuto oltre 300 match. Però il vero successo l'ha ottenuto combattendo poi nella capitale e vincendo negli stadi principali. Ha tentato anche di vincere il titolo del Lumpini, ma non ce l'ha fatta. Ma Jomod rimane sempre un grande Fimiù, è veramente forte. Ormai è arrivato a fine carriera perché gli anni si fanno sentire, i match sono tantissimi, si avvicina per lui il momento della pensione, ma anche oggi ogni tanto combatte e speriamo di rivederlo presto sul ring, magari dello stadio TV7, dove lui combatte spesso. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao!